finalmente siamo di nuovo qui e diciamo che è successo un po' di trambusto e a me, dico a me, lei è tutto ok, non vi preoccupate, però sono di nuovo qui ragazze e vi facciamo vedere lo shopping che abbiamo fatto da Teddy. La prima busta è qui, abbiamo preso una busta riciclabile. Pagata 1 euro con questo disegno molto carino di questo cane cagnolino con il donut a cuore, a cuore, sì, a cuore. E facciamo vedere subito cosa abbiamo preso. Allora, iniziamo con la cosa preferita dei miei bambini, anche la mia, dico la verità. E non vedevamo l'ora di andare da Teddy appositamente per questi raga. Ditemi anche voi se non avete mai presi questi barattoloni di zucchero filato. Yeah! Allora, abbiamo questo che dovrebbe essere mio. Vabbè, facciamo che è tuo, dai. Perché ne abbiamo presi tre, però l'altro è nella busta. Ed ecco a voi tutti e tre. Perché Sua Maestà qui diceva: no, non è giusto, mamma, ne abbiamo presi tre, allora li devi far vedere tutti e tre. E io gli ho dato ragione e abbiamo preso l'ultimo che mancava. Allora, questo l'abbiamo preso per Kevin, il piccolino, con questi disegnini dei Minions, Candy Floss, non so, forse, ho capito, in pratica il mio bambino l'ha preso anche, cioè senza noi non abbiamo neanche visto, comunque penso sia le banane. Sì. Guardate questi disegni così carini, comunque questo di Kelly. Poi per me la signorina qui abbiamo preso questo. Zucche, guate, boh, non lo so, non so la pronuncia, non mi permetto, leggete anche voi. Comunque, dovrebbe essere alla fragola. Se ci fosse scritto in inglese, Sì, qua ma c'è, però qua beh, comunque c'è. c'è una cosa che ci dà l'indizio che sia fragola, perché c'è disegnata la E fragola. poi, secondo te, Guardate. perché è rosa Sì, e e poi è fragola? rosa. Guardate. E c'è disegnato questo unicorno carinissimo. Bello. Ed è costato, raga, 1 euro. Però l'abbiamo pagato davvero 1 euro perché, per quanto noi ne sappiamo, e se lo sapete anche voi, fatecelo sapere nei commenti. Teddy ha come Claire's, come tutti un po' i negozi così, l'euro che c'è scritto, ci sono scritti tutti i paesi dell'Unione Europea e in pratica dice su alcuni prodotti c'è scritto Italia e voi dovete vedere il prezzo dell'Italia. Magari tipo capita anche che magari c'è scritto così grosso 1 euro, però magari poi alla cassa vi viene 1,50 euro perché non è 1 euro. Dovete andare a visualizzare Italia e c'è il prezzo. Invece qui non c'è niente, guardate, ed è quindi venuto 1 euro. Conviene perché è bello grande e non vediamo l'ora di mangiarlo. Giallo. E sono ben tre: Ok. mio, azzurro e quello di Kevin. Il prossimo ho preso questo, pagato 3 euro, 3,50 euro. Guardate, 3 euro, 3,50 euro. Comunque è molto carino. Ha queste roselline disegnate, un colore verdino, verde acqua. E ha questo elastico che tiene chiuso questo quadernino ed è fatto così, guardate, a righe con disegnato una rosa alla fine della pagina. Abbiamo preso una cosa che secondo noi era molto conveniente, raga. Abbiamo preso queste stilo AA e allora ne sono in pratica
Adesso non lo dice. Vediamo dietro se lo dice. Quante ne sono? 24, raga, guardate, sono 24. Ma la faccia! Sono 24. E le abbiamo pagate 3 euro, 3,50 euro. Guardate. Poi nel caso, se anche voi non capiate il prezzo reale, andate in cassa e chiedete. Poi raga, ho preso questo per me. E cos'è? Specchio, specchio delle mie brame? No, è un vassoio che in pratica è decorativo, che secondo me anche voi conoscete, con tutti questi diamantini, circondato da tutti questi diamantini. Ti mozzo le mani, non toccare. Allora, è fatto a specchio e qui ci andrebbero i profumi che usate. Cioè, prendo io tipo ci metterò all'interno, anche se all'interno ci metterò i profumi che uso di più. Così sono già sotto mano e faccio prima, invece di scegliere sempre, perché lì ce l'ho tutti in fila sulla mia postazione make up, però ogni volta sempre un casino perché sono indecisa. Allora metterò qui quelli che uso di più e che mi piacciono di più, quindi sarò una cosa molto sbrigativa. Ed è fatto a specchio, raga, guardate, specchio. Poi abbiamo preso questi ghiacciolini, guardate, sono ottimi raga, piacciono tanto ai miei bambini, e quando li hanno rivisti hanno detto no, ma li prendiamo. Io, se mi conoscete e mi seguite, non so dire di no. E questo non so se sia un pregio o un difetto, no. Ne sono 20, vero? Comunque questi ne sono 20, 20 pagati un euro. Pagati un euro, sì, pagati un euro, un euro. Il loro prezzo ufficiale è di un euro. 20 ghiacciolini fa sempre comodo. Poi, diciamo che non è stata una cosa che hanno voluto prendere loro, ma è stata una cosa che a me è parsa molto carina. Cioè, questi occhiali, allora, rosa per azzurra, occhiali e portafoglio per metterci dentro la paghetta che gli daranno mamma e papà. E questo per Kevin, dei Pappa Troll, dei Pappa Troll. Adesso ve li faccio vedere aperti, pagati 7 euro, pagati 7 euro. Li ho aperti. Sono entrambi dei Pappa Troll, però questo è dei maschietti, dei cagnolini maschietti. E questo qua è le cagnoline femmine. Poi c'è il suo portafogli a strappo. Questo portafogli mi ricorda tanto quando io ero piccola, raga, perché ce l'avevo anch'io, di Sailor Moon. Vi ricordate di Sailor Moon? Era il mio cartone animato preferito. Questo è in combo con gli occhiali ed è sempre uguale a quello della sorella, di azzurra. Poi raga, abbiamo ripreso per l'ennesima volta i prepara ghiaccioli. Questi contenitori piccolini, ci mettete quello che volete voi, li mettete in congelatore e vengono fuori i ghiaccioli. Sono così. Sono semplici, guardate. Questa volta non c'erano con i fenicotteri, anche perché vi dico la verità. Diciamo, le testine con la stecca del... per prendere il ghiacciolo era troppo alta, e nel congelatore, noi abbiamo il congelatore piccolo, quindi ci stava male.
e eventualmente comunque abbiamo detto poi ne prenderemo altri e li abbiamo presi. Questi pagati 1 euro, loro ne vanno ghiotti di questi qua, e perché hanno sempre a portata di mano i ghiaccioli. Poi per me, che sono amante dei cuori e non per niente ci chiamiamo le cuoricine, poi eventualmente li vorrà anche azzurra, la mamma glieli darà volentieri, abbiamo preso questi cuori che sono degli stickers. Allora, sono fucsia e argento e sono tutti brilluccicosi con questi glitter, guardate. E questi avevano pagato 1 euro. Poi abbiamo ripreso, perché ci siamo innamorati di questa candela, raga, e di questa candela alla profumazione di panna e fragola. Allora, dura 49 ore e lascia l'ambiente profumatissimo. Io mi sono letteralmente innamorata e ho detto la prossima volta, dissi, la prossima volta che andrò da Teddy devo riprendere la candela che mi è finita. Comunque sono andata, l'ho presa, questa volta l'ho presa più grande. Se vi ricordate nel video precedente che abbiamo fatto di Teddy, l'abbiamo presa più piccola, non era così grande. E questa infatti l'abbiamo pagata 1,50 euro, l'altra costava 1 euro. Poi abbiamo preso questi bicchieri con la cannuccia incorporata e guardate la figata che in pratica la cannuccia è chiusa qui dentro. Il beccuccio della cannuccia che i bambini mettono in bocca è chiuso qui dentro, quindi è protetto, è chiuso qui dentro all'interno. Questo bicchiere qui è per azzurra ed è LOL. Questo è per Kevin ed è dei Papa Troll. Non si vuole chiudere il bicchiere perché eccomi, ecco qua, ecco. Pagato 2 euro. Sì, no, 2,50 euro. Entrambi 5 euro. Tutti e due 5 euro. Comunque, i miei bambini non mi hanno chiesto niente, non hanno chiesto, mamma, ho visto quello, ho visto quell'altro. No, sono stata io, raga, io faccio così. Se mi piace una cosa, la trovo carina, precedo i miei figli. Secondo me vedo una cosa, potrebbe piacere ad Azzurra, potrebbe piacere a Kelly. La prendo e gli faccio la sorpresa. Raga, chi è che non vorrebbe una madre come me? Poi io ho preso questo cavetto per l'iPhone color lilla, perché di solito lo prendo sempre rosa, però raga, questo lilla mi ha colpito, perché di solito, cioè, lo prendo rosa, però mi ha stancato un po', ho deciso di prenderlo così. Pagato 3 euro o 3,50 euro. Abbiamo ripreso queste buste che le abbiamo pagate solo 1 euro, raga, sono comodissime e noi ci siamo trovate così bene che non vedevamo l'ora di andare da Teddy per poter... Poi mio figlio ha voluto prendere questa macchinina solo 1 euro, ottima offerta, della Hot Wheels. Qui dietro non c'è il prezzo perché, raga, era in una cesta dove c'era esposto il loro prezzo di 1 euro, gigantesco. Quindi tutte le eventuali macchinine avreste preso costavano 1 euro. Poi Azzurra ha voluto prendere questo set di burro cacao con 2 anellini. E adesso ce lo apre, ce lo apro io e ve li fa vedere lei. Dai, Azzurra, mostraci cosa abbiamo in questo set. Abbiamo burro cacao. Sì. Ok. Con la sirenetta qua, che non so che carino. Che carino. Che brutta. Ok, poi cosa abbiamo? Una a forma di cuore e una a forma di fiore. Falli vedere, più da vicino. Guardate. Okay. Poi abbiamo questo... Rubik. Si chiama Rubik, che adesso vi apriamo e vi facciamo vedere da vicino, perché io l'ho visto di sfuggita, ma non saprei farlo. Oh, boh, chissà.
Fai vedere come. Guardate, è un po' più big. Come si smanetta. Allora, devi fare così. Si è rotto. In diretta, cioè si è rotto in diretta e va bene, cioè poi ne prenderemo un altro. Guarda, ma cioè, non lo so, forse si rimettono. No, si è rotto, raga, si è rotto. Vabbè, non fa niente, dai, non ci rimanere male, lo compriamo ancora. È andata via, si è ripresa, raga. Vabbè. Poi, rimanendo in tema burro cacao, abbiamo preso, cioè io ho preso perché lo volevo troppo, raga, della Chupa Chups. E questo pagato sempre un euro, note, un euro, e è all'anguria. Vi faccio vedere, guardate, c'è disegnato vicino, sentiamo la profumazione, mamma mia, il paradiso. Le fai sentire? Anguria, 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 noi che andiamo pazzi per l'anguria. Ma adesso me lo metto già, ma io così, mi metto mentre... Buonissimo. Lo mangerei, peccato che non si mangia. Vabbè. E l'ha preso anche azzurra. Questo ho pagato un euro, ve l'ho detto. Guarda. C'è scritto Made in Cina. E da quel che so sono stati pagati un euro. Sì, sono stati pagati un euro. Qui ci andranno le dove. Aspetta. È meglio che lasciamo stare perché sennò gli rompo anche questa. E poi da mamma. Comunque, niente. E questo qui l'hanno preso i miei figli perché dice che fa troppo caldo quando sono in giro e devono avere i loro mini ventilatori. Quindi. E questo l'ha preso Kevin. Ah, non riesco ad aprirlo, raga. Ecco perché. Perché c'è una vite. Guardate, ve la faccio vedere più da vicino. Guardate qui. Si deve svitare con un giravite. E poi mettete all'interno le pile che vanno qui. E questo è di Kevin. Perfetto. Comunque, a Kevin ho preso questo set di... in pratica ha un fondo, un allora in pratica secondo, primo e un bicchiere, ve lo faccio vedere prima che mi dimentico. Pagato 7 euro, hanno il loro disegnino qui con i Paw Patrol. E questo è il bicchiere, guardate che carino, col fondo rosso, e sono molto belli. Poi, come penultima cosa, ho voluto prendere un orologio che mi incuriosiva, mi piaceva tantissimo, come l'ho visto mi ha colpito, e è fatto green argento, con tutti questi glitter che voi potete vedere benissimo. E adesso ve lo faccio vedere aperto. L'orologio è questo, guardate, da mettere in camera da letto. Ho pensato fosse molto carino. Ha il suo solito porta pila, ma pila, posso dirti? Batteria e... Ed è molto carino. Perché c'ha solo quei numeri? Perché c'ha il 3, il 9, il 6, il... C'è gli altri numeri, amore, sono fatti così a lineetta, a linea, e c'è solamente i numeri, diciamo, perfetto, ogni mezz'ora, capito? Per esempio, tipo, c'è un quarto e mezza, meno un quarto e 12, capito? Lei che non sa ancora vedere l'orologio forse non capirà tanto, però spero che tu ti sia fatta un'idea, ok? Cosa? Sì, quello di Kevin, che adesso apriamo.
e sicuramente si distruggerà anche questo. Vediamolo insieme. Vediamo la distruzione di questo, come si chiama? Rubik. Rubik. Vediamo. Adesso. Lollo. Si è distrutto. E niente, ragazze. Carnevale! Guardate, si è fatto 1000 pezzi. No, dai! E niente, amore, poi li ricompreremo. Ma che è una cagata allora? Sì, è una cagata azzurra. Cioè, l'abbiamo vista. Noi con i nostri occhi. Ma perché io vedo una gente che fa così. Sì, amore, ma ragazze, con il nostro Cubic, si chiama Cubic? Rubik. Con il nostro Rubik rotto, vi salutiamo, è tutto. Il nostro shopping è finito, spero vi sia piaciuto. Scriveteci nei commenti cosa compreste anche voi e cosa vi è piaciuto. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video e vi auguriamo un'ottima giornata. Ciao!